poi il disagio ci unisce, no? Tutti viviamo dei disagi, alcuni vivono disagi molto impegnativi, invadenti, altri un po' meno, però insomma il disagio, ne ho vissuto diverse fasi di disagio e ancora capita a volte, cioè fa parte del conoscersi secondo me, no? Di imparare a stare bene con se stessi, con le proprie passioni, con le proprie debolezze, con i propri limiti, saper riconoscere i propri limiti in un'epoca in cui c'è un po' questa immagine del superuomo social che è in grado di fare tutto e a livello di comunicazione tutti che fanno il podcast, TikTok, Twitch, va di moda un modo di fare le cose e tutti provano a farlo. Quindi viviamo in un'epoca in cui si ha la sensazione che tutti noi possiamo fare tutto e invece non è assolutamente così, quindi bisogna assolutamente fare un'autoanalisi costante, capire le proprie debolezze, tutti le abbiamo, anch'io le ho, sono tante. E tu come combatti? Quando c'hai il tuo momento no, qual è il tuo metodo, se ce lo vuoi dire insomma, qual è il tuo metodo per uscire da un momento no, da un momento dove magari sei giù, sei triste, sei stanco, perché la stanchezza poi ci può diciamo andare. Che per come vivo io vale tanto l'energia delle persone che ho attorno, è decisiva per me, per cui questo decide i momenti no anche, o anche i momenti sì. Se ti circondi di persone che hanno una bella vibe, questo ti aiuta tanto, ti fa stare bene in ambito professionale, anche in ambito privato, o anche in ambito pubblico. Penso per esempio al fatto che io ogni weekend sono in giro a suonare nei club, ma lo faccio davvero, cioè per me andare in discoteca a suonare non è una questione economica, è una questione psicologica, è un po' come se andassi dallo psicologo. Lo so che fa strano, no? Ma andà un po' in cortocircuito, io non credo molto nella narrativa del e qua dico una cosa anche un po' forse polemica, però io sono sincero, cioè a me questo periodo storico in cui costantemente i social sono bombardati dal andare dallo psicologo è ok, non sei matto se vai dallo psicologo, vai dallo psicologo, vai dallo psicologo. Io ti posso portare qui 10 persone che sono andate dallo psicologo influenzate da questa narrativa, stavano bene prima, stanno male adesso. Quindi bisogna anche, secondo me, dare un peso alle professionalità. È giusto andare dallo psicologo, se non stai bene è il medico della testa, no? Il medico dei pensieri, della salute mentale, però occhio a pesare la comunicazione, perché sennò finiamo che dallo stare più o meno bene finiamo per stare tanto male, ok? E non è facile per me dire questo per esempio in radio, perché chiaramente in questo periodo storico devi un po' dire alcune cose, cioè devi dire che OnlyFans non è prostituzione, per esempio, ieri abbiamo fatto una puntata su questo, lo devi dire. Ma quanti poi dentro pensano che, insomma, un po' un corridoio verso la prostituzione lo è, in alcuni casi? Forse la domanda sarebbe che cos'è la prostituzione?